e inizio alla presentazione dei vari designer. Vi do due brevi note bibliografiche e poi ogni designer si presenterà da solo e soprattutto ci spiegherà che, qual è il significato del pensiero. Iniziamo da Max Stefanutti, che è originario della zona, quindi autoctono, nonostante adesso viva a Trieste, ed è una, quelle che si chiamano riciclatori, quindi una persona che riesce a ridare vita a ciò che l'altra gente butta. Buonasera a tutti. Dunque, non so se avete avuto modo di vedere gli orologi qua sotto, che sono praticamente il progetto con cui è nato il mio studio. Io in realtà ho una formazione abbastanza, diciamo, eterogenea, in quanto per 13 anni ho fatto tutt'altro, mi occupavo di fisica delle particelle, poi un giorno ho capito che dovevo mettermi a fare quello che mi piaceva nella vita, per cui ho abbandonato il posto fisso quasi statale e le sue comodità per gettarmi in questa avventura. E niente, praticamente da lì, per una serie di coincidenze, ho puntato sul vinile come materiale da andare a recuperare. Io più che riciclo parlo di riuso, perché secondo me è una forma ancora più efficiente, nel senso il riciclo ha dei costi nella trasformazione del materiale e tutto, che è meno efficiente del riuso vero e proprio. Inoltre, ad esempio, nei miei prodotti andare ad utilizzare un materiale o un oggetto, in questo caso un disco, che avesse già una storia di per sé, perché tutti i dischi che io utilizzo sono comunque dischi che hanno già avuto una vita, diciamo, e sono segnati o sono rovinati, per cui hanno finito la loro funzione naturale, che è quella di suonare musica, però hanno ancora, diciamo, un qualcosa da dire, per cui da lì ho trovato, l'idea iniziale era quella di andare a produrre della bigiotteria con il vinile, però guardando un po', facendo un'analisi di com'era il mercato, mi sono accorto che era una cosa un po' inflazionata e niente, da lì mi sono accorto che le cose che rimanevano quando andavo a scavare fuori questi bracciali, queste cose, erano interessanti come delle basi per degli orologi. Da lì ho iniziato prima chiaramente a regalarli agli amici, poi sono partito con i vari mercatini e quando mi sono accorto che la cosa poteva funzionare ho puntato molto sul mercato online. Da lì c'è stata veramente l'esplosione l'anno scorso, perché mi ha permesso nel giro di veramente poco tempo di riuscire a vendere in tutto il mondo e anche in maniera importante. Adesso al momento ho vari agenti in una decina di regioni italiane. Ho un distributore per la Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia, un agente diretto in Slovenia e entro settembre punto ad aprire un centro di distribuzione negli Stati Uniti e in Australia. Considerando che sono partito più o meno da zero e con un approccio abbastanza diverso rispetto a quello che può avere un designer tradizionale, perché innanzitutto avevo voglia di creare un prodotto che fosse vendibile direttamente alla gente e a quanta più gente possibile. Questa possibilità mi è stata data dal fatto che, uno, i vinili già come oggetto parlano alla gente, perché comunque la gente di una certa età, sono stati per 40 anni l'unico supporto su cui si ascoltava la musica, per cui tutti hanno dei ricordi legati al vinile, e per cui il target a cui vado a vendere i miei orologi è veramente eterogeneo, va dai bambini di 10 anni che si scelgono il soggetto che gli piace di più fino a gente veramente di 70-80 anni anche. E in tutto questo vado orgoglioso che ancora la produzione è fatta interamente in casa. E chi è che fa proprio il design, diciamo, la grafica del disco? Diciamo che fino a
dicembre facevo interamente tutto da solo. One man band, e poi diciamo, i numeri si sono fatti più consistenti, perché dicembre praticamente non ho mai dormito per riuscire a stare dietro agli ordini, però visto anche il periodo di crisi generalizzata, vado molto orgoglioso di questo, perché a febbraio ero ad una fiera a Francoforte, mi è stata offerta la possibilità di andare a produrre in Cina, chiaramente con tutti gli altri costi, e con orgoglio ho rifiutato, perché di questi tempi ho un sacco di amici che magari hanno perso il lavoro, sta cosa qua, e dare la possibilità a qualcun altro di darmi una mano, adesso che per fortuna le cose stanno andando, vale molto più di guadagnare più soldi, ad esempio. E poi proprio per un discorso di portare avanti l'artigianato made in Italy, che è la cosa che ha fatto grande l'Italia e che stiamo andando a perdere. Io più che un designer mi considero un art designer, perché mi piace ancora sporcarmi le mani e fare, almeno finché ho potuto, fare le cose da solo. Chiaro che adesso che la cosa si sta ingrandendo, è più il tempo che passo tra burocrazia, lavoro con gli agenti e queste cose qui, che non la parte che riesco a dedicare alla parte creativa. Però insomma, piano piano ci si stoppia. Hai in mente qualche altro progetto? Se avrai il tempo di portarlo avanti, ovviamente, visti i risultati. Sì, assolutamente, anche perché comunque, visto che il progetto è valido, già c'è chi lo copia, per cui devi comunque tentare sempre di avere, di stare un passo avanti agli altri, perché alla fine innovare sembra un luogo comune, ma è l'unico modo che hai per essere competitivo al giorno d'oggi, visto che il costo del lavoro non possiamo competere con altri paesi, per cui appunto l'innovazione è tutto. E non è chiaramente un discorso solo legato al riuso, ma comunque un fil rouge che lega le idee che porto avanti è comunque legato al mondo dell'ecologia, perché adesso ad esempio ho un progetto di tutt'altro genere legato al mondo dell'imballaggio, dove vorrei riutilizzare i popcorn al posto del polistirolo. E questo è uno, insomma, delle tante idee che sto portando alla prossima mostra. Grazie.